Adesso do la parola alla ministra Marianna Madia, che è stata molto evocata, anche molto elogiata per la legislazione sulla trasparenza e per aver rotto l'incantesimo dei profili della comunicazione, dell'informazione, del giornalismo pubblico che deve essere al servizio della trasparenza. Lei ha pochi minuti, posso pronosticare che li userà al meglio. Questo non lo so. Buongiorno a tutti, sono contenta di essere qui con voi fisicamente oggi. Vi ho seguito spesso sui social perché dire, siete molto attivi, vi fate notare e su questo siete davvero dei professionisti. E sono contenta a fine legislatura però che ci sia questo incontro fisico e che ci sia soprattutto su un confronto così importante sul tema del giornalismo pubblico, della comunicazione social, della, come l'avete chiamata voi, trasparenza totale. Noi in questi ormai quasi 4 anni di governo abbiamo puntato molto sulla trasparenza, su una trasparenza, secondo me, poi dire, devono essere gli altri a giudicare, diversa da come era stata intesa la trasparenza della pubblica amministrazione prima dei governi di cui ho fatto parte. Io credo davvero che questo sia un valore che oggi le amministrazioni e i governi devono portare avanti con azioni concrete che mai devono diventare puri adempimenti formali, ma che devono invece diventare dei processi virtuosi che migliorano la qualità delle politiche pubbliche e migliorano la qualità della comunicazione delle politiche pubbliche, perché attraverso una miglior qualità delle politiche e della comunicazione ci sono più diritti per i cittadini. Quindi penso davvero che trasparenza e partecipazione, perché credo che vadano di pari passo, siano oggi dei principi cardine, direi dei doveri e non più delle opzioni. Anche nella bella relazione che ha fatto ha messo in luce ciò che spesso leggiamo nelle statistiche, sui quotidiani, che ci raccontano nelle trasmissioni televisive, che, come dire, di cui ci rendiamo conto incontrando le persone ogni giorno, cioè che cala la fiducia nelle istituzioni, che in questi anni c'è stata una disaffezione del cittadino verso l'istituzione e verso l'amministrazione. Io penso che la condizione non sufficiente, ma almeno necessaria per provare a invertire questo trend sia quello di dire al cittadino: io ti coinvolgo nei processi decisionali, ti dimostro che non ho paura di farti entrare nell'amministrazione e nell'istituzione, ti faccio vedere come vengono spese le risorse pubbliche, che non sono risorse di nessuno ma che sono risorse di tutti. Noi come abbiamo provato a dimostrare che in questi valori ci crediamo davvero? Facendo alcune azioni legislative ma anche molte altre non legislative. So che avete discusso, avete lavorato molto su un nuovo diritto che c'è nel nostro ordinamento, che è il Freedom of Information Act. Penso che questo sia un nuovo diritto importantissimo su cui occorre anche comunicare ai cittadini che cosa significhi poter richiedere ed ottenere i dati e i documenti della pubblica amministrazione indipendentemente da un proprio interesse soggettivo. E però non abbiamo fatto solo il FOIA, che pure penso che sia il punto più qualificante di questi 4 anni sui temi della trasparenza, ma abbiamo anche dato vita a alcuni siti che io penso dovranno diventare dei siti buone pratiche per i grandi eventi, quello di Open Expo, per l'apertura massima della gestione delle risorse e dei tempi delle grandi opere, penso a Open Cantieri, al Ministero delle Infrastrutture, per la possibilità del cittadino di conoscere tutta la gestione e l'utilizzo delle risorse pubbliche in tutte le amministrazioni, penso a soldi pubblici. E tutto questo è stato in qualche modo raccolto nel nuovo piano che l'Italia ha presentato all'Open Government Partnership, quindi in un'organizzazione multilaterale che ospita governi ma anche società civile dei paesi di cui i governi fanno parte,
società civile dei paesi diciamo relativi ai governi che fanno parte dell'Open Government Partnership, e l'Italia ha potuto presentare per la prima volta un piano fortemente strutturato, con delle azioni importanti, delle azioni che noi stiamo seguendo nel loro monitoraggio, delle azioni che sono state pensate coinvolgendo dall'inizio la società civile. Tutto questo in qualche modo ci è stato riconosciuto. Ieri c'è stato a Milano un incontro durante la settimana dell'amministrazione aperta, che è la settimana che si sta svolgendo in questi giorni, da ieri, con diversi ministri europei, e diversi governi hanno manifestato l'interesse a ripetere alcune azioni del nostro piano, per esempio proprio quello della settimana dell'amministrazione aperta. Ora, siamo in chiusura di questa prima sessione, io non voglio annoiarvi, anche perché voi queste cose le sapete, le avete seguite, me ne sono accorta appunto dalle vostre comunicazioni sui social. Penso però che se stiamo come stiamo dentro questi processi positivi, perché le riforme non sono mai un prima e un dopo, anche dalla sua relazione è molto evidente, non possiamo dire che un giorno la pubblica amministrazione è opaca e che il giorno dopo la pubblica amministrazione è trasparente. Ci sono dei processi positivi, noi abbiamo dato degli impulsi a questi processi, ma affinché gli esiti siano positivi e siano il più, diciamo, utili possibili ai cittadini, io sono convinta che servano persone e competenze giuste. Altrimenti questi processi sono processi che non possono dare tutti i risultati positivi che invece potrebbero dare. È come se senza le competenze e le persone giuste non si sfruttasse appieno il potenziale di questi impulsi che noi in questi anni abbiamo voluto dare ai temi della trasparenza e della partecipazione. Per questo io nell'atto di indirizzo sul primo contratto del pubblico impiego che abbiamo rinnovato sul comparto delle funzioni centrali ho voluto introdurre un aspetto fondamentale che poi ha trovato vita nel contratto firmato prima di Natale, cioè la definizione di nuove figure professionali nella comunicazione e nell'informazione della pubblica amministrazione. Questa di fatto è l'attuazione di una legge che c'è da molto tempo mette in luce ancora una volta quanto a volte buone norme, anche fatte in passato, non abbiano dato i risultati che dovevano dare perché sono rimaste inattuate. Però diciamo, dal 2000 abbiamo aspettato il 2017, perché il contratto è di prima di Natale, ma oggi all'articolo 95 noi troviamo l'attuazione di quella legge del 2000. Ovviamente questo è l'inizio, perché quell'articolo 95 implementato, va riempito di contenuti, io vi direi riempito di vita, della vostra vita. E pensandoci, la proposta che vi faccio è che quell'articolo venga riempito di contenuti attraverso il vostro lavoro. Cioè io credo, ed è un metodo che abbiamo già sperimentato su altri decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, che per implementare al meglio l'articolo 95 il modo più giusto e più virtuoso sia costituire un gruppo di lavoro con persone che hanno la competenza per farlo. C'è qui Sergio Talamo, che certamente su questi temi è un punto di riferimento, affinché proprio ci sia in quel gruppo di lavoro la competenza e anche la determinazione per essere motore per una rapida implementazione. Quindi io, questo è l'impegno, se siete d'accordo, che vorrei prendere con voi, proprio perché penso che quello che non deve capitare a fine di questa legislatura e che si blocchino i processi positivi. Prendiamoci tutti questo impegno, prendiamoci tutti questa responsabilità, e penso davvero che faremo una cosa buona per il nostro Paese. Grazie. Bene. Senza dubbio accoglieremo questo invito con un'organizzazione che coinvolgerà le strutture qui presenti, la Federazione della Stampa, Pia Social, l'Ocse, il team OGP e tutte le altre strutture che ci potranno, singoli esperti come Gabriela, che ci potranno dare una mano per tradurre una indicazione
che l'articolo 95 non soltanto estendendolo agli altri comparti, ma anche a dargli appunto una dimensione pratica, applicativa, nelle more di una riforma legislativa che noi tutti auspichiamo. Quindi veramente più concreta e più operativo di così la chiusura dell'intervento del ministro, della ministra non poteva essere.